La terapia del tumore al polmone viene stabilita da un gruppo multidisciplinare costituito da medico-oncologo, chirurgo-toracico, pneumologo e radioterapista che valutano le caratteristiche della malattia e del paziente per individuare il più adeguato tipo di trattamento. La cura del tumore al polmone è stabilita quindi in primo luogo valutando lo stadio della malattia, ossia le dimensioni del tumore stesso, il coinvolgimento dei linfonodi del torace e del collo e l'eventuale presenza di metastasi in organi distanti al polmone. Se la malattia è limitata al polmone e ai linfonodi del torace, la cura si può ottenere attraverso intervento chirurgico, quindi asportazione del tumore e dei tessuti circostanti, o dalla radioterapia, cura attraverso radiazioni, eventualmente integrate con la chemioterapia. Sfortunatamente, l'assenza di uno strumento per la diagnosi precoce del tumore al polmone e per la comparsa spesso tardiva dei sintomi della malattia, la maggior parte dei tumori al polmone giunge all'osservazione del medico in stadio avanzato, quindi in presenza di metastasi in organi distanti dal polmone. E la cura in questi casi è rappresentata principalmente dalla chemioterapia, quindi dei farmaci somministrati attraverso delle flebo da ripetersi a cadenza settimanale o trisettimanale. La scelta del farmaco chemioterapico viene fatto dal medico oncologo in base alle caratteristiche del paziente, quindi età, condizioni generali e malattie associate, e in base alle caratteristiche del tessuto tumorale ottenuto mediante un prelievo di parte del tumore stesso, in relazione all'esame istologico dopo una biopsia. Il tumore al polmone viene distinto in due principali sottogruppi in base alle caratteristiche, quindi forma, dimensione e localizzazione delle cellule tumorali. Il tumore del polmone non ha piccole cellule, rappresenta l'85% di tutte le neoplasie polmonari, mentre il tumore del polmone a piccole cellule ne rappresenta il restante 15%. La chemioterapia è utile al controllo dei sintomi della malattia stessa e come conseguenza migliora la qualità di vita e può prolungare la sopravvivenza dei pazienti affetti. I possibili effetti collaterali della chemioterapia sono diversi in ciascun paziente, ma sono rappresentati nella maggior parte dei casi da nausea, vomito, stanchezza, stitichezza o diarrea, infiammazione della mucosa del cavo orale e in alcune situazioni perdita dei capelli e dolori articolari. Inoltre, tra una somministrazione e l'altra di chemioterapia, i valori del sangue potranno subire delle alterazioni. Ad esempio, un abbassamento delle difese immunitarie potranno tradursi in un aumentato rischio di infezioni, così come un abbassamento delle piastrine potranno risultare in un aumentato rischio di sanguinamenti. Prima dell'inizio della terapia, il medico oncologo vi informerà sui possibili effetti negativi delle terapie e vi fornirà delle indicazioni sui farmaci da utilizzare in caso di bisogno a domicilio e sui comportamenti da assumere per limitare o evitare i rischi correlati. L'avanzamento delle conoscenze della biologia del tumore ha permesso di identificare alcune mutazioni nel DNA della cellula tumorale. Queste mutazioni coinvolgono il gene EGFR ed il gene ALK rispettivamente nel 15 e nel 5% dei tumori del polmone non a piccole cellule. L'individuazione di queste alterazioni molecolari è più frequente nei pazienti non fumatori o ex fumatori e fa ormai parte del processo diagnostico del tumore al polmone. I possibili effetti collaterali dei farmaci a bersaglio molecolare sono diversi da quelli della chemioterapia perché è diverso il loro meccanismo d'azione. Non agiscono infatti contro la maggior parte delle cellule normali del nostro organismo, ma colpiscono i recettori presenti all'interno o nella superficie della cellula tumorale che ne rappresentano la miccia per l'inizio e la progressione tumorale. Lo sviluppo della ricerca oncologica ha portato all'individuazione dell'immunoterapia come cura anche del tumore al polmone. I farmaci immunoterapici sono anticorpi che risvegliano il sistema immunitario del paziente a riconoscere e a distruggere le cellule tumorali. Nella maggior parte dei casi questi farmaci sono ancora in fase di studio, ma i promettenti risultati preliminari ne stanno accelerando l'utilizzo in pratica clinica.